Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare un interessante romanzo storico di Marina Marazza dal titolo La moglie di Dante, pubblicato da Solferino e un romanzo davvero interessante. Sono, ve lo devo dire per onestà intellettuale, 560 pagine per 20 euro. Però questo credo che non scoraggi per niente i lettori e gli appassionati di questo tipo di argomenti. E noi abbiamo il piacere di avere con noi l'autrice, che è Marina Marazza, alla quale io, come mio solito, non rubo altro tempo e lascio subito la parola. Prego Marina, parlaci di questo romanzo. Io ringrazio tantissimo il caro Maurizio di avermi messo a disposizione questo suo salotto virtuale, che è un salotto privilegiato, perché io so che le persone alle quali parlo sono come noi appassionate di libro. E quindi questa è una cosa bellissima, condividere le proprie passioni. Tra l'altro, su questo sito io ho già trovato un amico. Ho trovato Massimo Torri, e potete andare a vedere questo video bellissimo dove lui racconta di questo suo libro, dove lui è riuscito a visualizzare i luoghi di Dante. Perché noi di Dante stiamo parlando oggi? Io vi vorrei portare oggi tra le pagine del mio libro, quello di cui vi parlava Massimo, la moglie di Dante, appena uscito per sorpresa. Questo è l'ultimo di una serie più recente, diciamo, di una serie di romanzi, dove io ho proprio la passione di andare a raccontare, a riscoprire delle figure, soprattutto femminili, che sono state un po' dimenticate dalla storia. Per esempio, l'anno scorso io avevo pubblicato quest'altro romanzo, Io sono la strega, che quest'anno è finalista al premio Bancarella, e che racconta di Caterina D'Abroni in un'epoca diversa, in un'epoca di controriforma, che è stata bruciata come strega a Milano nel 1600. Ma questo è l'anno di Dante. E l'anno di Dante, e in questo settecentenario del poeta, di Dante si è parlato tanto, si è parlato fin troppo, si è parlato da non poterne più. Ma c'è una figura nell'ambito della vita di Dante della quale invece non si è parlato, non se ne parla, ed è la donna più importante nella vita di Dante, è sua moglie, Gemma, perché Dante aveva una moglie. Se parli con l'uomo della strada gli dici: ma Dante, lo sai che aveva una moglie? Qual è la prima donna che ti viene in mente se pensi a Dante? E ti rispondo naturalmente: Beatrice, certo, Dante Beatrice. Peccato che Beatrice non solo non fosse sua moglie, ma fosse stata da un punto di vista della vita vera e non dell'immaginazione poetica, una sorta di meteora che è passata nella sua esistenza. Pare che non si fossero mai nemmeno davvero parlati Dante e Beatrice. Beatrice era la moglie di un altro uomo, di un cavaliere. Beatrice viene a mancare all'età di 24 anni, probabilmente muore di parto. Quindi è proprio un'apparizione, un filo che ti arriva, che passa. La donna che invece condivide la vita con Dante, che, come si dice a Milano, io sono di Milano, ci ha mangiato e ci ha dormito insieme, si chiama Gemma Donati ed è stata sua moglie, gli ha dato almeno 4 figli. Ed è lei che io vorrei raccontarvi in questa mia presentazione, facendomi aiutare dalle sue parole, nel senso che io qualche volta, se voi mi permettete, leggerò qualche brano dal romanzo dove lei parla in prima persona. Attraverso gli occhi, innamorati ma anche impietosi di Gemma, noi andiamo a scoprire il Dante vero. Ecco, quello che io non ho sopportato anche di questo settecentenario è l'istituzionalizzazione della figura di Dante, no? Questo modo di fare sempre questo Dante, questa iconografia, questa immaginetta presa di profilo con il lucco rosso, con la coroncina d'alloro, così, come dire, lontano e così anche in qualche modo che allontana soprattutto le giovani generazioni, che ce lo rende diverso, freddo, lo trasforma un po' in uno spauracchio, non ce lo fa sentire come l'uomo vero che è vissuto, che ha avuto un'esistenza, e forse proprio questa esistenza, come già gli storici dicono, anche tutte le disavventure che lui ha avuto, ha fatto di lui quell'anima e quella penna che è stata capace di darci la Divina Commedia.
Ma quel Dante lì noi lo vediamo poco, vediamo sempre il Dante istituzionale. Ecco, attraverso gli occhi di Gemma noi vediamo un Dante com'era quello. Come lo descrive anche Boccaccio? Il Boccaccio nel Trattatello in Laude di Dante, questo trattatello che Boccaccio scrive su commissione del Comune di Firenze, che dopo che Dante è morto, riscopre l'orgoglio di avere un Dante fiorentino, dopo che il Comune di Firenze, quel Dante, lo ha condannato a morte, lo ha condannato all'esilio, lo ha allontanato. Però dopo morto il Comune di Firenze dice a Boccaccio, Boccaccio, guarda, dobbiamo rivalutare la figura di Dante, dobbiamo raccontare Dante. Lo fa un'operazione di marketing Boccaccio praticamente col suo trattatello. Racconta di Dante, fa il giornalista, va in giro, intervista le persone che sono ancora vive, perché Boccaccio è del 1313, Dante è del 1265, quindi quando Boccaccio si mette a lavorare ci sono ancora delle persone che Dante l'hanno conosciuto in carne e ossa. E lo descrive anche, e ci racconta quest'uomo bruno, con la barba prima di tutto, no? Noi siamo abituati a vedere questo Dante glabro, con questi zigomi alti, questo nasone, no? Questo Dante moro, riccio, con la barba, con questi occhioni grandi, Boccaccio ci aveva questi occhioni grandi, intelligenti, di pelle un po' scura, di statura mediana, non tanto alto e non tanto basso, e con questo, sempre questo atteggiamento un po' riflessivo, no? Questa non era uno che sorrideva facilmente, Dante, era uno serio, anche un po' di brutto carattere, diciamocelo, no? Ed è questo Dante qua, che è un Dante molto diverso da quello lì col cappuccetto rosso che ci portiamo dietro dai tempi della scuola, che viene raccontato nel libro, un Dante atletico, un Dante che partecipa alla battaglia di Campaldino per Giove, in prima fila tra i feditori di Campaldino, con addosso una cotta di maglia di 30-40 kg, sta lì con una lancia in mano a vedere i cavalieri aretini che gli arrivano addosso. Venitemi a dire che Dante era un poeta mollaccione, probabilmente Dante per arrivare lì era uno che esercitava delle armi, era uno che era capace di armeggiare, di far tornei, e quello è quel medioevo lì. Era uno che, lo si capisce benissimo da tutto quello che descrive nella Divina Commedia, adorava la caccia col falcone, adorava la caccia, sapeva danzare. E gli studi recenti hanno scoperto delle nuove cose di Dante. La professoressa Giovanna Frosini ha scoperto, per esempio, che Dante era un ottimo disegnatore, sapeva disegnare. La professoressa Isabelle Chabot è andata a studiare l'Instrumentum Dotis di Gemma e ha scoperto delle cose interessantissime su quel documento che sempre viene citato per dire che Dante e Gemma si fidanzarono a 12 anni. Non è esattamente così. Tutte queste scoperte, compreso il fatto, per esempio, che Gemma sia stata capace di andare, abbiamo i documenti notarili, a richiedere al Comune di Firenze, dopo che Dante era stato esiliato e lei era rimasta da sola, gli interessi sulla sua dote in staia di grano, no? Oppure il fatto che adesso gli studiosi accettino che, oltre ai figli riconosciuti da sempre di Dante, e cioè Pietro, Jacopo e Antonio, ci fosse un primogenito Giovanni che poi è venuto a mancare in giovanissima età, sono tutte delle acquisizioni che il arcinoto professor Barbero ha avallato nel suo bellissimo saggio, che è uscito recentemente a ottobre del 2020, e che io ho utilizzato come base per raccontare la vera storia di Gemma d'Oro. Poi ho completato queste tessere certe che io avevo in questo puzzle, riraccontando i frequentissimi e avventurosissimi accadimenti di quel periodo, tutte vicende che Gemma e Dante hanno vissuto in prima persona. Quindi questo è un Dante molto diverso da quello istituzionale che siamo abituati a vedere e a vedere rappresentato e raccontato in questo Settecento. Quando Dante si sposa con Gemma Donati, Gemma Donati è di una famiglia più illustre di quella degli Alighieri, in qualche modo. Dante è ancora giovane, è un giovanotto di belle speranze, è una persona colta, è una persona stimata. È una persona che ha deciso di non vivere di lavoro, quindi di non dedicarsi agli affari, al commercio, magari anche all'usura, come dicono che suo padre Alighiero facesse. Lui non è orgoglioso tanto di questo babbo. Lui ha deciso che studierà, lui ha deciso che farà poesia, lui ha deciso che si impegnerà in politica, perché sente di avere in qualche modo una missione, e che vivrà di rendita. Questo è il giovane Dante
che Gemma incontra e di cui Gemma si innamora. E vorrei che ce lo raccontasse lei, se mi permette. Vorrei raccontarvi di quando Gemma ne parla con sua madre, Maria. Distorsi lo sguardo. Non avevo ben chiaro il tumulto che mi si agitava nel cuore, ma cercai di trovare un filo dal groviglio e di tirarlo piano piano, come quando si sbroglia una matassa molto ingarbugliata. Sulle prime nemmeno ci pensavo, madre, ma frequentandolo è diverso dagli altri. Su questo non c'è dubbio. A tuo padre è preso un colpo quando lo ha visto piangere come una fanciulla al funerale di Folco Portinari. Non è una fanciulla, anche se sa piangere. Ha sostenuto l'assalto degli aretini in prima fila, Campaldino. E ha fatto meglio di mio fratello Teruccio agli armeggi con spada e lancia, se queste sono cose da uomo. Sa danzare, cacciare col falcone, combattere per le sue idee, sa amare, solo che è un poeta. E io questo volevo diventare, la moglie di un poeta. Così, Gemma sposa Dante, fanno insieme quattro figli, e intanto lui si avvicina alla politica. Lo sappiamo. Quando viene eletto priore, quei famosi, fatidici 2 mesi della sua vita che gli cambieranno l'esistenza, perché lui pagherà molto cara questa passione politica, Gemma, i ragazzi e Dante si congedano ai piedi della Torre della Castagna. No? Mi viene in mente la Torre della Castagna come l'ha illustrata bene Massimo Tosi nel suo libro I luoghi di Dante. Veramente da vedere, perché sembra proprio di essere lì. E io vorrei raccontarvi come Gemma e i suoi figli si congedano da Dante prima che lui entri a prendere con orgoglio, no, questo incarico, questa nomina che gli è stata data. Lui spera di essere molto utile alla sua città. Oh Gemma, i figli sono una grazia. Ogni volta che prenderò la parola al consiglio sarà il loro destino che avrò in mente. Dei nostri figli e di tutti gli altri fiorentini, intendo, che non vengano grandi a pane e odio, disse Dante. Lo abbracciai. Ricordati di loro sempre e sii prudente. Si fa presto a rimanere orfani in questa città e vedove anche. Ogni volta che esci di casa per andare a qualche assemblea, mi sento come quando eri partito per Campaldino. Lui rise e mi strinse forte. Un uomo è un uomo, mi disse sottovoce. Il nostro destino è combattere, non sempre con la spada in pugno, magari con le parole. Ne uccide più la lingua che la spada, dice la Bibbia. Io sono un combattente migliore con la penna che con il pugnale. Io mi auguro che tu non debba combattere né con l'uno né con l'altra. I tuoi avversari potrebbero non accontentarti dell'inchiostro, ma pretendere il sangue. Lui mi tirò vicina. Se non fossi così impegnato, mi piacerebbe mettermi a scrivere qualche cosa di diverso. Una commedia in versi, magari. Ma chissà se avrò mai il tempo di metterci la testa. Forse quando sarò vecchio, con i capelli bianchi e tutta la giornata da rimpiangere. Dante non lo sa che la sua vita cambierà presto e lui rimarrà in qualche modo vittima di questa sua passione politica. E così, quando viene condannato a morte, viene condannato al rogo, a essere bruciato, e quindi rimane in esilio, per fortuna quando la sentenza viene emessa, lui non è a Firenze e sta tornando dall'ambasciata fatta a Roma al Papa, anche Gemma deve scappare e sopravvivere con i figli. I quali figli poi, tra l'altro, quando raggiungeranno la maggiore età, essendo dei consorti, la parola consorte nel Medioevo non ha il significato che ha adesso per noi di coniuge, solo marito e moglie, ma i consorti erano tutti quelli che condividevano la sorte. Quando uno veniva condannato, tutta la famiglia era, come dire, corresponsabile in qualche modo del reato e quindi sì, anche delle conseguenze della pena che veniva inflitta, no? Quindi i figli, man mano, maschi, quando raggiungono i 14 anni, sono consorti nella pena, del padre. E noi non abbiamo forse ben presente che cosa voleva dire essere mandati in esilio. Uno dice, vabbè, poco, l'esilio ha preso e ha vissuto altrove. No? Per noi oggi, se ci dicono, noi ci spostiamo, no? Ci spostiamo, Covid permettendo, voglio dire, però ci spostiamo per lavoro, ci spostiamo perché ci piace andare a vivere da un'altra parte. Ma essere mandati in esilio, penso, è una cosa molto diversa. Tu non avevi più nulla. Ti confiscavano tutto quello che avevi, le tue case, tutte le tue proprietà, tutti i tuoi denari, tu uscivi dalla città o stavi già fuori, se eri già fuori come Dante, perché se fossi rientrato lo avrebbero bruciato vivo, giusto con quelli che venivano chiamati lini da gamba, cioè le mutande che avevi addosso, e poi dovevi ricostruirti una vita da un'altra parte. E i tuoi concittadini avevano facoltà, se ti incontravano, di poterti far del male e di uccidere coperti dalla giustizia, perché tu comunque eri un bandito e un condannato.
Questa era la qualità. Quindi forse uno non ha ben presente, anch'io forse non l'avevo ben presente, finché non ho approfondito che cosa volesse dire essere banditi, esiliati e condannati nella Firenze dei primissimi anni del 1500. Quindi Gemma si trova consorte, con quello che capita al marito e si ritrova a lasciare tutto quello che ha con questi bambini piccoli. E ce lo facciamo raccontare da lei che cosa le succede. Mi guardai intorno nella stanza. C'era odore di casa mia. Dentro la cucina si respirava profumo di pane appena sfornato e di strofinacci di terra pulita che sapevano di lavanda. La mia dimora era la mia piccola certezza. C'era il letto dove avevo partorito i miei figli, il tavolo dove avevamo diviso il cibo quotidiano, il sedile di pietra accanto alla finestra dove mi piaceva star seduta a ricamare, rubando fin l'ultimo raggio di luce. Ogni angolo era un ricordo. Ogni suppellettile aveva una storia d'affezione lì dentro, ci sentivamo sicuri. Le lacrime cominciarono a colarmi sulle guance. Come faccio? Voglio avere il figlio che porto in ventre in questa casa. Dio santo, come faccio a lasciare tutto quanto, andar via in questo modo, scappando come se riconoscessi che quel che dicono di Dante è vero? Mia madre mi prese tra le braccia. Cara, qua non puoi rimanere, c'è una sentenza, ti verrebbero a prendere, ti getterebbero in prigione con i tuoi figli. Saccheggeranno, bruceranno, sa Dio che cosa, tireranno giù pietra per pietra questa casa. Chiusi gli occhi. Sembrava un incubo. Era solo l'inizio dell'incubo per Gemma, un incubo che sarebbe durato anni e anni e anni. Perché lei prima viene messa al confino, quindi deve passare anche lei un paio d'anni lontano da Firenze. Poi lei riesce a tornare, anche perché lei è una Donati. E in questo gioco di famiglie bianche e di famiglie nere, i Donati sono schierati sul fronte opposto di quello che era il fronte di Dante. Quindi è questo suo essere per metà Donati e per metà Alighieri che riesce a farla sopravvivere in questo contesto incendiato in senso proprio e traslato, nel senso che Firenze va a fuoco, appiccano degli incendi, ci sono scaramucce, si ammazzano di nuovo. E questo incendio è costante. I figli di Dante vanno anche loro a scuola, vanno dal maestro e ovviamente hanno dei problemi con gli altri che sono figli di altre famiglie. Cioè, questa è una contesa infinita. Prima c'erano i Guelfi Ghibellini, quando ci sono solo i Guelfi si dividono fra bianchi e neri. È una situazione di conflitto continuo dove tutti sono nemici di tutti, addirittura nell'ambito della stessa famiglia c'è chi si schiera su fronti opposti e che si uccide fra padre e figlio. È un contesto incredibile. Se uno non lo leggesse nelle cronache del tempo, faticherebbe a credere. E così Gemma si ritrova in questa situazione terribile con dei bambini, con dei bambini da mantenere, da salvare, da proteggere giorno dopo giorno. Lei è una donna in questo medioevo dove le donne non hanno il diritto di fare nulla e di essere nulla se non sono tutelate da un uomo. E così comincia questo periodo di grande speranza che Dante possa tornare. Posso tornare a Firenze, perché Dante ci crede fermamente di riuscire a tornare. Prima spera di riuscire a tornare in armi, perché la fazione che ha perduto, che sono i bianchi, cerca di riorganizzarsi, si prende un capitano, cerca di attaccare Firenze, no? E questa è una cosa grave, perché per i fiorentini che sono dentro, chi fa una cosa di questo genere è ancora più colpevole, perché diventa un traditore di Firenze. Ma i bianchi non sono dei grandi combattenti, non hanno fortuna. E quindi in questa maniera Dante non rientra e le speranze di Gemma in questo senso sì, sono deluse, sono profondamente deluse. Poi Dante spera di poter tornare perché ci sono delle figure che si interessano alle contese italiane, tra cui l'imperatore Enrico VII, in cui lui crede tantissimo. Lui lo definisce l'Agnus Dei, lui scrive delle lettere famosissime dove dice: verrà l'imperatore, risolverà tutto. E l'imperatore nelle città nelle quali man mano passava, le altre città italiane, lui faceva rientrare i fuoriusciti. Quindi il cuore di Bianca di nuovo si allarga e dice: ah, no, non è stato, diciamo, il motivo di prima, non ce l'abbiamo fatta prima, ma adesso ce la faremo. Perché succederà questa cosa? Certo, chissà come succederà questa cosa. Bianca ogni volta, Gemma, scusate, ogni volta che i bianchi e i neri si scontrano al cuore lacerato, lei ha delle persone care da una parte e delle persone care dall'altra, come capitava a molte donne di quel periodo, no? Perché i tuoi cari sono schierati su fronti opposti, no? Lei vuole soltanto poter
vivere la sua vita con suo marito, non è che chieda tanto, no? Avere una famiglia, tra virgolette, normale, diremmo, no? Ma questa cosa non è possibile. Anche il sogno dell'Agnus Dei purtroppo finisce tragicamente. Prima muore l'imperatrice, poi muore l'imperatore. Non sarà l'imperatore a riportare tanto. Ma c'è un'altra possibilità, perché gli anni passano, no? Anche le amministrazioni passano, non c'è più il podestà Cante de Gabrielli, che era così nemico di Dante. E la nuova amministrazione, anche perché Dante nel frattempo, quella cosa che aveva detto che avrebbe fatto nel piccolo brano che abbiamo letto, cioè cominciare a mettere la testa su questa commedia che lui vorrebbe scrivere, raccontando in versi questo inferno e poi questo purgatorio, e poi questo paradiso, comincia a scriverla in esilio. Forse è proprio quella cosa lì che gli dà la forza di sopravvivere, no? Molto spesso gli scrittori lo sanno, la scrittura è terapeutica anche per chi la fa, no? Per chi scrive, no? E quindi Dante diventa famoso e insomma le cose un po' nel tempo si diluiscono e c'è l'amnistia, un'amnistia alla quale Dante può partecipare. La città di Firenze lo mette in condizioni di rientrare. Gemma, Gemma cosa fa? Gemma, oh, mamma mia! Butta l'aria alla casa, pulisce tutto, forse torna, forse torna. E che cosa succede? Succede che lei va a vedere come vanno le cose dal loro nipote frate Bernardo, che è figlio di una sorella di Dante, di questa sorella Tana, che è la sorella maggiore che gli è stata tanto vicino a Dante in tutti i momenti, no? E che è diventato frate a Santa Croce e che ha costituito un po' un tramite fra Gemma e Dante mentre Dante era in esilio. E quindi Gemma va da lui, da questo padre Bernardo, e padre Bernardo le dà le novità e ce le racconta Gemma. Padre Bernardo mi accolse nel parlatorio con una faccia seria e contenta. Buona giornata, zia Gemma. Vi ho fatto chiamare subito perché ho ricevuto una lettera dallo zio Dante in relazione al patto che in molti gli abbiamo scritto, e anch'io tra gli altri, per metterlo al corrente del ribandimento del podestà Ranieri di Zaccaria a favore dei medesimi del 1302. Inghiottì a vuoto, seduta davanti a lui, separata dal tavolo di legno scuro. Non riuscivo a leggere il suo sguardo e cominciai a fare delle domande. Ma ci sono delle difficoltà nella richiesta del bando? Lui scosse la testa. No, a dire il vero, il provvedimento del podestà è molto chiaro. Per estinguere il reato, i condannati dovranno pagare 12 denari per ogni lira della sanzione pecuniaria precedentemente comminata, quindi un 5% della somma originaria. Poi dovranno essere oblati in San Giovanni, cioè si presenteranno in chiesa vestiti di tela di sacco, a piedi nudi, recando un ciero in mano, con quel particolare copricapo a punta che testimonia della loro condizione e che dovranno poi indossare anche in seguito, ogni volta che usciranno in strada, per un periodo di tempo. A lui. E con questo il reato sarà estinto? Sì, il condannato sarà reintegrato nei suoi diritti come cittadino di Firenze e non sarà più esposto alle vendette o alle violenze della parte avversa. Tutto cancellato. Provai a sorridere. Allora, cosa c'è che non va? Perché il suo volto me lo diceva chiaramente che c'era qualcosa che non andava. Lui prese una lettera e me la mise davanti. Dante ha scritto questo, pregandomi di renderlo noto alle persone che lo hanno caro. Ho pensato prima di tutto di farla leggere a voi, cara mia. Mi resi conto solo allora che sulla bella faccia di mio nipote si vedeva un poco di pena, come se provasse una certa compassione per me. Mi guardava quasi preoccupato mentre chinavo gli occhi sul testo. In litteris vestris et reverentia debita, sillabai, perdonatemi, è in latino, no? Non credo di poter. Te lo traduco io, via, ecco. Si schiarì la voce. Dopo questa prima parte, dove mi ringrazio di avermi scritto, eccetera, eccetera, ma ve la risparmio, ecco, qua siamo al punto. Mi è stato comunicato a proposito del decreto emanato a Firenze sul proscioglimento dei banditi che se volessi pagare una certa cifra e volessi patire l'onta di essere oblato in San Giovanni, potrei essere assolto e ritornare subito. Patire l'onta? Ripetei. Era per il fatto di andare in San Giovanni insieme a tutti gli altri ribanditi in veste di penitenza, a quanto pareva. Così dice. E poi, allora in questo modo che verrebbe richiamato in patria Dante Alighieri dopo quasi 3 lustri di esilio? Questo ha meritato la sua innocenza che è nota a tutti? E la sua assidua fatica nello studio? Smise di leggere riga per riga e giunse le mani come se pregasse. In sintesi dice che un uomo come lui non può farsi trattare come un infame e che di certo non darà del denaro a chi l'ha oltraggiato, nemmeno un soldo, e che non è questa la via del suo ritorno in patria. Accetterà solo una soluzione onorevole, altrimenti non tornerà a Firenze in una maniera così abietta e ignominiosa.
e conclude dicendo che comunque il pane non gli mancherà. L'hanno chiamato a Verona dai signori della strada. Fu come se mi avessero inferto quel colpo secco sulla nuca che avevo visto usare per uccidere i conigli senza farli soffrire. Rimasi lì con lo sguardo fisso, le labbra semiaperte, le mani appoggiate sul piano di legno immobile, e frate Bernardo non osò dire né fare nulla, come se rispettasse quel mio totale momentaneo momento di marionetta. Non so esattamente quanto tempo trascorse prima che riuscisse a ritrovare la parola e la capacità di muovere. Allora, rifiuta. Tanto rifiuta, non vuole tornare a Firenze a qualunque costo. Vuole tornare a Firenze a rimanere a Marietta. Dopo 15 anni di vedovanza bianca, perché questo Gemma diventa 30 anni, non una vedova bianca, Gemma dovrà aspettare ancora. Dovrà aspettare ancora che Dante torni a Firenze. Ma noi posteri, noi lo sappiamo che Dante a Firenze non tornerà mai. Morirà a Ravenna la notte tra il 13 e il 14 settembre di 2321, il nostro anno 2021 sia l'anno del 700 anni. Gemma e Dante riusciranno mai a rivedersi? Riuscirà Gemma, vedova bianca per 20 anni, a ricongiungersi col marito imperfetto, geniale, amatissimo? Magari quando nei suoi capelli rossi, perché io me la sono immaginata rossa di capelli, cominceranno ad esserci tanti d'argento, perché questa è una storia d'amore. È una storia di un grande amore che regge a tutte le avversità, a tutto e a tutti. Perché Gemma è Gemma, per quanto la si conosca, di nome di fatto, nome, nome, no? Come dicevano gli antichi. E tutto sommato, quello che vi voglio raccontare nel romanzo è che Dante è stato fortunato a trovare una compagna così. Non è facile essere una donna adesso, figurarsi nel Medioevo, non è facile essere una moglie adesso, figurarsi nel Medioevo. Ma non è una moglie qualsiasi, lei è la moglie di Dante, leggere per credere. Io vi ringrazio dell'attenzione, ho dato solo proprio qualche spunto, se c'è qualche domanda, qualche richiesta di approfondimento. No, no, anche perché il libro se lo devono comprare se vogliono sapere Certo, come. immaginato il finale, eh? No, certo, bisogna assolutamente che lo comprino perché scopriranno due personaggi, Dante e sua moglie, che non siamo abituati a conoscere. Non in questo modo, esattamente. Non in questo modo. Prendo ancora una parola per ringraziare una persona che ha reso possibile tutto questo. La persona è la professoressa Giovanna Frosini, che è un'accademica della Crusca, che insegna a Siena all'Università per Stranieri, che ha un sacco di titoli accademici che adesso io non mi ricordo, e lei mi perdonerà per questa cosa, la quale, carissima amica, ha avuto la pazienza e il rigore di rileggere tutte le mie pagine e di sciacquarle in arno, come avrebbe detto lui. Non solo in Arno, ma nell'Arno preciso di quel periodo lì, perché è una narrazione che si svolge a cavallo tra il 1200 e il 1300. E quindi questo romanzo è squisitamente quello che gli inglesi chiamano un non-fiction novel. Ci dà fastidio un po' tutte queste espressioni inglesi, però non-fiction novel è di fatto una contraddizione, cioè ci dice che è un romanzo saggio, un saggio romanzo. Perché? Per scriverlo è stata fatta una ricerca sufficiente a scrivere un saggio, ma la scelta dello scrittore è stata poi quella di una forma narrata che fa cadere tutte le barriere che i saggi pongono a un lettorato più ampio, anche più giovane, no? Anche meno, come dire, impallinato per certe tematiche storiche. E quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è un romanzo leggibilissimo, ma filologicamente estremamente corretto e basato su una documentazione storica. E in fondo c'è una chiacchierata che io faccio, in cui specifico per chi ha voglia di andare a vederselo tutto ciò che è autentico e tutto ciò che io ho messo di fictional, di modo che la storia vera con la S maiuscola e la storia minuscola fictional restino anche nella mente e nell'impressione del lettore ben separate.
E questo ne fa un ulteriore oggetto di rilevante importanza. Io ricordo il titolo, La moglie di Dante, di Marina Marrazza, che è stata nostra ospite, pubblicato da Solferino da pochissimo, 560 pagine da leggere tutte d'un fiato e da non perdersi. Io, Marina, ti ringrazio davvero tanto per aver accettato il nostro invito. E spero di avere l'occasione di organizzare qualcosa in presenza prima o poi, Tanto, tanto, visto davvero. che E comunque io vorrei augurare buona lettura a chi leggerà il libro, e poi nel libro c'è anche una mail per cui chi ha voglia poi di parlare, di dialogare, di dire un'impressione, di fare una critica, di scambiare delle idee, perché è bello parlare tra persone che hanno le stesse passioni, io ci sono sempre. Magnifico, magnifico. Grazie ancora, allora, e a presto. Grazie a tutti voi, a presto, grazie, grazie.